E adesso vediamo le norme per le riaperture in vigore da lunedì, frutto di un accordo tra governo ed enti locali. Il decreto è stato firmato oggi dal presidente Mattarella. I servizi di Laura Garofalo e Umberto Gambini. Una cornice di norme nazionali uguali per tutti e poi autonomia alle singole regioni che potranno ritoccare le regole tenendo conto dell'andamento dei contagi sul loro territorio. La fase 2 entra nel vivo, mediando tra i rigidi protocolli degli esperti di INAIL, Istituto Superiore di Sanità, e la necessità di far ripartire le attività economiche. Da lunedì si tornerà a una prudente normalità, niente autocertificazione per spostarsi nella propria regione, dove si potranno riaprire anche le seconde case, sì a un caffè al bar o a una cena fuori. Fanno eccezione Piemonte e Toscana, che riapriranno bar e ristoranti il 25 maggio. Regole del distanziamento uguali ovunque. Al bancone del bar servirà un metro tra i clienti e barriere tra i tavoli se non è possibile tenere le persone lontane almeno un metro. Lo stesso per i ristoranti, personale con mascherina, niente menù di carta e obbligo di conservare le prenotazioni dei clienti per 14 giorni per poter verificare l'eventuale passaggio nel locale di persone malate. Dal parrucchiere obbligatori prenotazione e lavaggio dei capelli, vietate le riviste, elenco delle presenze da conservare per 2 settimane. Saracinesche di nuovo alzate anche per i centri estetici, sempre su prenotazione, con igienizzazione delle cabine a ogni cliente. L'estetista indosserà visiera e mascherina. Nei mercati accessi scaglionati e percorsi predefiniti, con entrata e uscita separate dove possibile. Serviranno guanti e mascherina per provare i capi nei negozi di abbigliamento e riapriranno anche i centri commerciali. Per chi non rispetterà le norme del decreto e delle ordinanze regionali, previste sanzioni da 400 a 3.000 euro e lo stop delle attività da 5 a 30 giorni. Siamo pronte e entusiaste di ripartire, perché comunque non vedevamo l'ora. Ci sono sicuramente delle cose non semplici, per esempio anche solo i protocolli non sono stati chiarissimi sulle cose che dobbiamo o non dobbiamo fare. Lunedì 18 maggio è il giorno della riapertura per negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, ma 4 imprese su 10 rimarranno con le saracinesche abbassate. Sono i risultati di un sondaggio di Confesercenti su un campione di imprenditori del commercio al dettaglio. A Roma, davanti al Pantheon, la protesta dei ristoratori. Siamo qui con il lutto al braccio, in silenzio, per decretare la morte della ristorazione. Le perdite che le nostre aziende hanno accumulato in questi 2 mesi e l'incertezza del futuro ci mettono di fronte a un periodo veramente duro. Oltre 2 mesi e mezzo di lockdown hanno rappresentato un colpo durissimo per molti, ma trattenere commercianti e artigiani dalla riapertura è il timore di lavorare in perdita. In alcuni hotel della Sardegna si tagliano i costi del personale. In alta stagione potremmo essere dai 45 ai 50 persone. Noi l'altro anno, quando in alta stagione, arriviamo oltre 100 addetti. Noi lavoriamo con il 60% di persone che vengono fuori dall'Italia, il 40% italiani e il 20% sono locali. Partire con i locali è un buon punto di partenza.